Per riavvicinare i cittadini all'Unione Europea c'è anche bisogno di coinvolgere le nuove generazioni e conoscere i loro canali di comunicazione. A tre giovani e seguitissimi youtuber il compito di intervistare il presidente della Commissione Europea, Juncker. Un'ora di tempo e la possibilità di porre anche le domande ricevute dai loro followers. A Strasburgo Juncker ha parlato anche della Polonia, il mio paese, e poi della lotta al terrorismo, spiega ad Euronews Lukasz Jakobiak, uno dei tre youtuber. Sono temi importanti per me e per chi mi segue. Siete qui anche per intervistare Juncker. Quali sono le vostre aspettative? Per prima cosa sono emozionato. Sarà qualcosa di completamente nuovo rispetto ad esempio al mio monolocale di appena 20 metri quadri. Sarà divertente. Juncker è simpatico, mi piace, sono sicuro che andremo d'accordo. Nel gruppo dei tre youtuber anche la francese Laetitia Berbet. È interessante incontrare un politico di un livello poi così alto, appunto europeo. Non potevo tirarmi indietro. È un modo positivo di far passare un messaggio, di rappresentare qui i giovani francesi. È una bella opportunità. Diversi temi coperti dai canali dei tre giovani vlogger, dall'attualità di Lukasz ai consigli per una vita ecosostenibile di Laetitia, per finire con i video sul lifestyle e moda di Jonas Helms. I miei followers hanno tutti tra i 17 e i 37 anni. Pensavo che non avessero molto da dire sulla politica e che la cosa non gli sarebbe interessata. Invece ho ricevuto migliaia di commenti, ne sono rimasto molto sorpreso, positivamente sorpreso.